Buongiorno, buongiorno a tutti. A nome della mia famiglia e di Fiat Chrysler vi do il benvenuto qui allo stabilimento Giambattista Vico a Pomigliano d'Arco. Oggi è una giornata di festa, oggi parleremo di Panda, sentirete di come la Panda è stata pensata, come la Panda è fatta proprio qui. Vorrei ringraziare voi per quello che avete fatto, perché grazie al vostro sforzo e alla volontà di portare la Panda qui, noi oggi siamo qui allo stabilimento Giambattista Vico. Avete dimostrato che i luoghi comuni sul fatto che nel mezzogiorno non si voglia lavorare non è vero, e al contrario lo vedremo. Oggi è una giornata di festa per la Panda. La Panda è l'esempio di quello che è il piano prodotto di Fiat Chrysler. Fiat Chrysler è un grande gruppo automobilistico mondiale con 190.000 dipendenti, presenti in 120 paesi, con 53 stabilimenti, 11 marchi, 56 prodotti. Il nostro futuro è fatto di prodotti, abbiamo successo e vogliamo continuare ad averlo in questi prodotti, e la Panda nell'esempio fisico. Oggi diamo anche vita a questo piano di investimenti, questi 800 milioni di investimenti che sono stati fatti qui, e questo è il segno concreto che l'unico modo per continuare a fare investimenti, a fare automobili, e se ci sono le condizioni di competitività. E questo è l'impegno che mi prendo con la mia famiglia, a sostegno di quello che Sergio Marchionne ha fatto in questo anno, in tutti gli sforzi che sono stati fatti, che hanno come unico obiettivo quello di fare di Fiat Chrysler, e lo vedete proprio oggi, un grande gruppo che fa delle grandi automobili. Adesso passo la parola a Olivier François che vi racconterà tutto della Panda. Grazie Gian. Allora, signore e signori, buongiorno anche da parte mia. Benvenuti a Pomigliano, benvenuti dove nasce Panda. Parlare di Panda è parlare di un'auto speciale, perché Panda è parte della storia d'Italia e oggi qui a Pomigliano la storia d'Italia incontra nuovamente la storia di Fiat, una storia fatta di auto piccole, geniali e di grande design, perché sì, ritengo che Panda sia un distillato di Fiat, come la 500, e un pezzo di design italiano come la Moca o la Vespa. Sono tutte delle icone di semplicità, funzionalità e personalità. Panda e 500 sono in qualche modo i due volti di Fiat, lo Yin e lo Yang, due pilastri del nostro marchio. Oggi rinnoviamo uno di questi pilastri per consolidare le fondamenta di casa nostra, casa Fiat. Io per questa nuova Panda provo la simpatia che si prova per le cose ben fatte, facili da usare e da capire. Avete presente quelle sere in cui si torna a casa stanchi e per staccare accendete la TV? Altro che staccare, io non so voi, ma io mi ritrovo sempre bombardato da pubblicità di auto tipo queste. The injection technology used in the TGL and TGM. Con cambio PowerShift. Tecnologia HD FAP Euro 5. Motore EcoBoost. iPod Control e Bluetooth. E Active Park Assist con tecnologia iPod e nuovo navigatore integrato con touchscreen e su tutta la gamma TAN 0 e anticipo 0. First TDI engine. Ma perché? Io chiedo, ma perché bisogna sempre far pesare, no, la tecnologia?
Poi, ha più valore se è così criptica? Noi in Fiat crediamo che ci sia un'altra via, quella che vi abbiamo illustrato a Francoforte, parlando della filosofia Fiat, Simply More. More perché, sì, le nostre auto sono ricchissime di contenuti, di tecnologia, di soluzioni innovative, spesso poi adottate dagli altri. E Simply perché la tecnologia in Fiat, appunto, non la facciamo pesare, non è fine a se stessa, ma nasce per essere una soluzione semplice e generosa. Ma al Simply e al More, Panda aggiunge un significato in più, racchiuso in una semplice vocale, la prima che si impara, l'alfa della comunicazione, la A. La A che trasforma Simply More in Simply Amore. La A che aggiunge alla semplicità e alla generosità di una Fiat il calore e l'affetto italiano della Panda. Panda parla un linguaggio semplice e umano al posto di quelle sigle tecnologiche. Panda non ti chiede di parlare la sua lingua, perché parla già la tua. Avete presente il mitico film La Pantera Rosa, la scena del faticoso corso di lingua? I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not the hamburger, hamburger. Non ho detto hamburger. Ho detto I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. No stop, no stop. Ancora. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Ecco, allora, con Fiat la tecnologia non la devi imparare come una lingua straniera, no? A questo proposito abbiamo fatto in questi giorni un esperimento creativo, abbiamo prestato un paio di Panda a un gruppo di giovani talenti italiani, attori, registi, creativi. Ci piaceva vedere come l'avrebbero raccontata i giovani che la scoprono per la prima volta. E allora, proprio da questo piccolo esercizio è venuto fuori un'interpretazione molto carina, a mio avviso, del linguaggio Panda. Meravigliosa. Sai che ho un nuovo sistema GPS. E il GSI di serie? E monta un ottimo SP. E leggiamo MP3? L'ABS. L'ABS. Virali, no? I viral, come si dice, nascono così, no? Sono spontanei, faticano poco, ma con una piccola, grande idea, appunto, la Panda. Allora, piccola o grande? Dipende dal punto di vista, perché come ci insegna Alice, è tutto relativo. L'auto small è decisamente la moda del momento, le auto small come risposta universale alla crisi. Bene. Questo ci fa anche gioco, visto che le city car le ha inventate questo paese. Ma in tutta sincerità, small fino a se stesso, è magari la risposta per chi ha un garage small, un posto auto small, esigenze small. E per Panda non è questo il punto. La nuova Panda è molto più di una macchina small, è una vera auto. Un po' più grande per dimensioni, per essere più grande nelle soluzioni. Allora, ciò che conta è fare la macchina piccola o la macchina giusta. Ecco, per Panda l'ossessione è sul fare l'auto giusta e farla bene. Farla piccola nei motori, nei consumi, ma grande nelle soluzioni che offre. Le piccole, grandi Fiat, disegnate dalle strade delle nostre città, come Panda, disegnata dai vicoli di Napoli e messa a punto dalle curve delle coste italiane, costruita proprio qui, a Pomigliano, per dare agli italiani auto fatte dagli italiani. Qui, nello stabilimento che rappresenta il nuovo benchmark del gruppo, uno stabilimento fatto da
macchinari modernissimi, ma soprattutto da donne e uomini, dal popolo di Pomigliano, della sua gente, della sua, dalle loro famiglie, dalla gente che vive in questa comunità e tifa ogni giorno per l'Italia. Ecco, Panda è fatta dall'Italia con l'Italia. In questo senso Panda è la macchina della gente, in inglese the people's car, in tedesco, e lo lascerei tradurre. La nuova Panda, dunque, come la gente di questo paese, semplice e generosa, semplice nel design, ma non vi sto parlando di design essenziale, al contrario, parlo di un design estremamente raffinato. Come vedete sul video, è raffinato all'italiana, una raffinatezza che nasce appunto dalla semplicità, cioè dalla coerenza assoluta tra le forme, una coerenza curata in ogni dettaglio, un design che segue la funzione e non il contrario. Ma più importante ancora, il more. Fiat è generosa nei contenuti, l'abitacolo è incredibilmente accogliente, come d'altronde una casa italiana. Come vedete nell'immagine, la funzionalità è uno dei grandi more di Panda. Ogni suo dettaglio è una soluzione. È sincera perché non finge, come tante altre macchine, di essere quello che non è, più snob, più grande o più costosa. Panda è semplice e geniale come chi l'ha disegnata, generosa e intelligente come chi l'ha progettata e affidabile come l'amore di chi l'ha costruita. Allora, a voi la parola, Roberto, Mauro e Stefani, i signori Simply More.